Vedete questo brufolo che questa C ha sulla testa? Peraltro muove pure la mascella in modo molto strano. Praticamente sto per fare uno scherzetto a Brillaflea e inizierei con una cosa di leggera. Allora, Brillaflea, prima di tutto, diciamolo, è un mio amico. Vedete, chiaramente lui si spaventa, però adesso io gli chiuderò la porta dietro. OMG Dunis, ci sta la C nel mondo. E io ho scritto: ma cosa stai dicendo, psicofagotto delle balle? Veramente assurdo questo psicofagotto. E vedete, lui si sta cagando addosso, raga. Ma perché giustamente la C di Alphabet Lore fa cagare a... cioè, fa paura a tutti quanti, soprattutto con un brufolo enorme in testa. Cioè, vorrei ben vedere se a voi non farebbe paura. Scusatemi, però lui sembra ignaro di tutto. Cioè, si sta arredando la sua casetta. Si mi sta spaccando i timpani con sto cavolo di coso. Assurdo. Sono diventato invisibile. Ora tecnicamente se io entro, tecnicamente lui non dovrebbe vedermi prima di tutto. E si sta facendo la sua bella libreria con dei tappeti a caso, non so perché. Però se io gli spezzo no. E lui adesso dice: dov'è la C? Cioè, vedete, dice: dov'è questa C? Però raga, sto facendo male. Aspetta, ma cosa fai? ok, tranquilli, Oh, olè, vedete, adesso lo sto imprigionando. Vai. Brutto. Ah, uè, Dunis, ci sta la C. Ma brutto fagotto che mi prende per il sedere. Adesso lui si arrabbierà, perché giustamente se io lo chiamo fagotto senza che io lo ascolto, perché giustamente la C nel mondo può generare un attimo di paura. Però effettivamente questa parte sopra, che cosa ci vuole fare qua? Oh, ci sta RC quello stupido. Raga, ma io sto sentendo... No. Perché... No, raga, aspetta, è impazzito. È fuori di testa. Perché ha fatto così? Perché ha fatto così? Ma perché ha fatto... Raga, ma io mi chiedo... Ma l'ha fatto apposta, secondo... Dove sei? Milk, mi prendo la milk e gli spunto proprio sopra. Vai, milk, dammi il latte! Oh! Perfetto! Adesso, appena uscirà sopra, lui praticamente... Aiuto, sono in trappola, ma cosa... Non... Allora, vabbè, mi spiace per lui che sia in trappola, però io... Ciao! Si sta cagando addosso, poverino! Vorrei proprio sentire quello che dice. Raga, secondo me lui sta cercando di fare una sorta di rituale per scacciare la C, che in questo momento peraltro si palesa davanti a lui. Quindi, oddio, aiuto. Allora, mi devo nascondere, devo spozionarmi. Ok, perfetto, bene. Vedete, sta cercando di spawnare Dio. Raga! Ma cosa... Allora, non è giusto, secondo me, perché ha usato tipo dei programmi strani per trasformarsi, vero? Come si permette di trasformarsi in un pollo? È chiaramente un pollo questo. Che caspita sta facendo? Poi perché si sta comportando in questo modo? Non è normale, è impazzito. Raga, non spaventate mai le persone, perché possono fare delle cose veramente che non vi aspettavate. Raga, sta minacciando la C, è impazzito completamente. Niente, cioè, secondo me... Cioè, ha proprio paura di Alphabet Lore, comunque. Oh mio Dio, si è trasformato in un Supercharge Weaver, Birch. Iscrivetevi, mi raccomando.